Ben trovati, ritorna Verona in Missione, il nostro appuntamento settimanale che ci parla di missionarietà vissuta in Riva all'Adige. Sideuski Ser è un'espressione che tutti usano in Brasile, ma Don Sandro Corazza, che lavora a Recife per il Don Mazza, dice che non basta. Io sono nella diocesi di Olinda e Recife da più di 15 anni. Precedentemente ero con la comunità di João Pessoa. E attualmente nella diocesi di Olinda e Recife io sono responsabile della parrocchia che noi abbiamo, che aveva assunto ancora Padre Carlos, e la parrocchia Nossa Signora Duo. E la nostra parrocchia attualmente ha poco più di 100.000 abitanti ed è organizzata in 7 comunità, 7 cappelle. E stiamo tentando di creare più 2 comunità che sarebbero luoghi più di evangelizzazione, dove non c'è una cappella, ma c'è tanta gente e è distante dalle altre cappelle. E quindi stiamo tentando di animare gruppi di preghiera, di visita nelle case, di creare contatti, relazioni per poter successivamente creare una comunità di chiesa, una cappella, eventualmente uno spazio per fare attività pastorale. E la nostra realizzazione del carisma in parrocchia si realizza per la sensibilità propria che abbiamo. Per esempio, a noi interessa vedere se i ragazzi stanno a scuola o no, si interessa. La parrocchia in sé non ha una scuola, non fa un doposcuola, però ci interessa, ci informiamo, motiviamo, ci preoccupiamo quando questo non succede e come abbiamo l'attenzione per le pastorali sociali. Non tutte le parrocchie hanno un'attenzione, una dedizione, un'insistenza ai problemi sociali. È un orientamento della Chiesa in Brasile, però è chiaro che noi abbiamo sensibilità particolare per queste situazioni, per queste attività e ci interessa che sia fatto un lavoro di assistenza, non sia puro assistenzialismo, e in questo ci troviamo in una grande difficoltà, difficoltà culturale che è antica, perché di fatto c'è un retaggio ancora della schiavitù, della dipendenza, della una visione di dipendere da Dio, e in tutte le cose la dicono se Deus quiser, se Dio vuole. Solo che se Dio vuole a volte deresponsabilizza. Quindi noi cerchiamo di incentivare, di far crescere questo senso di responsabilità, l'unione, la solidarietà, la collaborazione, insieme si possono fare cose che da soli, una famiglia da sola, una mamma da sola non può fare, e creare questi gruppi che possano alimentare questa sensibilità. Personalmente ho avuto la possibilità anche di interessarmi di alcune situazioni specifiche. Noi nella nostra parrocchia abbiamo delle zone, ampie zone che sono socialmente depresse o una situazione molto precaria, quindi abbiamo una presenza del traffico di droga molto forte e molti dipendenti dalle droghe, ma anche coinvolti nel traffico. E purtroppo questo si sta espandendo non solo nelle classi più povere, ma anche nella classe media. Per esempio gli studenti universitari, molti sono abituati a usare droghe leggere, ma sono viziati, sono dipendenti. E il vizio della droga e il coinvolgimento dove si distribuisce la droga, si compra la droga, eccetera, comporta di fatto il contatto con quella che noi diremo la malavita, con i trafficanti. E queste sono situazioni pericolosissime, perché qualsiasi sgarro, qualsiasi cosa sbagliata che uno faccia, causa di fatto la morte
o il coinvolgimento in situazioni che hanno delle conseguenze gravissime. I giovani, i ragazzi sono molto vicini, convivono con la delinquenza, con persone che hanno ammazzato, con persone che sono state in prigione. È un fatto che ci preoccupa molto e che degrada in certo senso l'interiorità delle persone. Si vede che l'impressione che noi marziani abbiamo è che questi ragazzi non hanno scelta, non possono scegliere, di fatto, oggettivamente. E quindi l'impegno di cercare di fare qualcosa, di prendere iniziative, di fare anche dei momenti ludici, dei momenti di festa nelle comunità, dei momenti di... per dare un po' di vita a queste persone. La diocesi di Verona invia 3 nuovi preti fideidonei, 2 a Cuba e 1 in Guinea-Bissau. Vediamo insieme. Io che venivo dall'esperienza del Brasile, ripiombato qui, ho davvero incontrato una grande difficoltà di vivere e celebrare con un'assemblea ingessata. Facciamo fatica a esprimere la dimensione religiosa. Sono già stato nella missione diocesana in Mozambico e da là ho conservato il desiderio di tornare in missione. Se altrove il cristianesimo non è radicato come in Italia, beh, ci dobbiamo chiedere anche come è radicato il cristianesimo oggi in Italia, nel senso che forse vorremmo ancora mantenere determinati numeri, determinate posizioni anche a livello sociale che abbiamo perso già da molto tempo e non abbiamo ancora imparato a vestire, ad accompagnare l'uomo d'oggi. Di certo, ecco, ho voglia di crescere, conoscere una cultura, un mondo un po' diverso dal mio e quindi nella conoscenza di una realtà diversa crescere dal punto di vista come persona ma anche come cristiano, sì, scoprire come là vivono e in una situazione più difficile della nostra il Vangelo e lo riescono a mettere in pratica con perseveranza. Anch'io mi sento in difficoltà perché si percepisce ancora, per esempio, la richiesta di un prete funzionario, cioè che ti presta servizio in determinate occasioni, dei sacramenti, dei matrimoni, dei funerali, dei battesimi. Però quanta fatica si fa a chiedere al sacerdote, per esempio, una condivisione di fede, un itinerario di fede fatto insieme. Missione è prima di tutto un cuore aperto e accogliente. Quindi non necessariamente c'è bisogno di andare lontano. Anche qua siamo missionari ogni volta che il nostro cuore si apre all'altro e accoglie specialmente i più bisognosi. Poi per me, questo non è, diciamo, per me personalmente non è sufficiente perché sento anche questa chiamata di Dio verso chi è anche un po' più lontano. Penso che ci siano state tante persone che mi hanno parlato di missione con la loro vita, da parte della famiglia, da parte anche di tanti preti che ho conosciuto nei miei anni di seminario soprattutto, e tutti mi parlavano non tanto spiegandomi cos'è la missione, ma facendomi vedere quanto la missione aveva dato loro. Il Vescovo mi ha chiesto di partire per la missione che la diocesi di Verona ha nella diocesi di Pinar del Rio a Cuba. È stato mandato a Bafatà in Guinea-Bissau. Non parto da solo, vado là con un altro sacerdote diocesano, Don Daniele Soardo. Quando il Vescovo mi ha chiesto di poter riprendere la vita missionaria, questa volta nel paese di Cuba, qualcuno mi ha detto: sei contento? Beh, io avevo fatto qualche altra richiesta, dire la verità. Poi però ho ripensato che questa chiamata per necessità, perché nella diocesi di Pinar del Rio ci sono tra preti locali 7 e quelli stranieri 15 o forse anche meno, su una popolazione che è quasi come quella di Verona, con un territorio che è 4 volte quello di Verona, beh, forse quando ci diciamo che i preti qui sono pochi, forse non abbiamo ancora presente quali sono le proporzioni che ci sono altrove. Siamo a disposizione del Vescovo di là
che ci dirà, ad oggi non sappiamo ancora la parrocchia, e comunque ci sono delle parrocchie e c'è l'attività parrocchiale in un contesto molto diverso dal nostro, ecco, dove da quello che ho capito io incontrando i missionari là, e si fa soprattutto la celebrazione della messa, la liturgia, i sacramenti e tanto tanto la visita alle famiglie, alle comunità, ecco. È un lavoro così soprattutto di evangelizzazione personale o di piccoli gruppi. Quando mi è stato chiesto di andare a Cuba non ho perso nessun sonno, il che dico è una bella cosa, perché vuol dire che non mi ha turbata la domanda, questa richiesta. La seconda cosa è che stavo pensando quali motivi per dire di no e non ne ho trovati. E allora dico, beh, perché non andare? Vedevo che quella bellezza era una bellezza che anch'io potevo vivere, il fatto di scoprire in qualche modo Dio con gli occhi degli altri, con gli occhi di popoli e culture anche molto differenti dalle nostre, che però potevano raccontarci un po' di Dio, di quel volto grande e bello di Dio che insomma siamo chiamati tutti un po' a scoprire. Tanti interventi di Papa Francesco ci mettono con le spalle al muro, ci dicono che una chiesa di conservazione non va più bene, ci richiama una chiesa in uscita che non sappiamo neanche come interpretare. Ecco, per cui parto sereno perché contento che il Signore mi chiami a una esperienza diversa, di mettermi a disposizione della Chiesa di Verona nella dimensione dei Fidei Donum a servizio di una diocesi, Pinar del Rio, che si trova dall'altra parte dell'oceano. Mi aspetto di avere tempo, ecco, quel tempo giusto per conoscere. Andrò, è quello che si potrà vivere, sperimentare. Lasciarmi raccontare di un Dio detto e raccontato con altre parole, con un'altra lingua. E, ecco, questo mi piacerebbe tanto, insomma, avere quel tempo e riuscire a godere di quelle relazioni nel tempo che sarò giù, che mi permetteranno, ecco, di scoprire questo e poi di raccontare invece la mia parte, il volto che io ho scoperto in questi anni, e mettendo insieme queste due cose, questi due racconti, questi due, spero di più di due, insomma, racconti, poter insomma insieme scoprire appunto questo grande volto del Signore. Spero che qui altrove, ecco, l'esperienza di fede possa rimettere al centro Gesù Cristo, un po' meno la Chiesa, molto di più questo nostro metterci a servizio del Regno di Dio e quindi della gente di oggi nelle diverse culture, nei diversi ambienti. Aprire cammini nonostante tutto, lo dice padre Christian Carlos Sarre, vescovo nominato di Rumbek in Sud Sudan. Il 26 aprile scorso ha vissuto una brutta, davvero brutta avventura. Vediamo insieme. Il 26 aprile sento qualcuno che è alla mia porta e che sta tentando di aprirla con qualche strumento, quindi mi alzo dal letto, ero addormentato, ma mi alzo e vado alla porta a controllare cosa sta succedendo. Ma dopo qualche minuto da fuori hanno aperto il fuoco sulla serratura e almeno 6 o 7 proiettili fino a scardinarla. E quando la porta fu scardinata, io la tenevo dal lato, dall'interno, tenendola chiusa. Le due persone all'esterno cercavano di aprirla a spallate, spingendo, e io cercavo di resistere quanto più potesse. Quando ho sentito che uno dei sacerdoti è uscito, ho pensato anch'io di uscire. Questo perché l'ho ritenuto in pericolo e comunque sapevo che io non avevo altra scelta se non quella di incontrarli. Questione di un minuto mi si è presentato davanti a 3-4 metri, ha puntato l'arma, ha inserito il colpo, gli ho chiesto cosa stesse facendo, mi guarda, ha abbassato il fucile, ha iniziato a sparare delle raffiche all'altezza delle mie gambe. E lì ho sentito subito che mi ha colpito, almeno con 3 o 4 pallottole.
mi sono tolto dalle raffiche correndo all'interno della stanza. Ovviamente non mi aveva colpito le ossa. Mi hanno seguito, all'interno della stanza era buio, quindi da dietro mi colpivano con il calcio del fucile 3 o 4 volte alle spalle e l'ultimo colpo è arrivato alla nuca. E lì sono collassato. Ho pensato che mi avrebbero sparato l'ultimo colpo, invece se ne sono andati. E dopodiché anche gli altri sacerdoti sono arrivati con una macchina, mi hanno trasportato all'ospedale. Mi hanno portato subito nella sala operatoria, c'erano i medici QAM già pronti. La prima discussione è stata proprio sulla trasfusione di sangue, dove io ho dovuto ricordare che ero un RH negativo e, conoscendo la difficoltà di trovare un sangue così lì a Rumbek, c'era la persona presente, un volontario bergamasco del QAM che aveva il mio stesso gruppo sanguigno e quindi ho ricevuto il sangue. E quando tutto questo è accaduto, un senso di tradimento potrebbe apparire nel cuore di ciascuno, ma quanto mi ha sostenuto in quei momenti lì è stato il fatto di dover far causa comune con la sofferenza di tante persone che comunque hanno attraversato esperienze simili alla mia. E quindi mi è sembrato di portare la stessa croce che tante persone hanno portato. E quindi non tanto un tradimento, ma una grazia, quella di essere in comunione con questo popolo. Ho visto delle provvidenze nel fatto che i proiettili che sono stati sparati non hanno colpito punti vitali, ma solo i muscoli, non le ossa o i nervi o le articolazioni. E poi ho visto una provvidenza anche nel fatto che dopo avermi colpito col fucile e avermi atterrato hanno perso il loro telefonino, come per dire questo non deve più accadere. E poi una quarta, il fatto di trovare un volontario del QAM lì presente che poteva darmi il sangue mio RH negativo. Penso che il Vaticano abbia pensato di dare alla Chiesa di Rumbek un vescovo comboniano perché ha fiducia di quanto i comboniani hanno fatto in questo paese, la resilienza dei missionari che sono rimasti accanto alla popolazione anche in momenti molto difficili, persone che capiscono anche il sentire della gente e sono capaci di fare un percorso insieme. Penso io di poter essere anche un po' un erede di questa esperienza dei missionari comboniani in questo paese. Davvero diventa importante che un missionario, nella buona e nella cattiva sorte, sia capace di fare causa comune senza tirarsi indietro con la gente, potendo anche aprire cammini nuovi, cammini di speranza, cammini di riconciliazione, in situazioni davvero di conflitto e di incomprensione a volte. Il profeta è una persona che prima di tutto sa ascoltare, prima che parlare. Ascoltare e vedere la presenza di Dio nel cammino della gente, nel cammino del popolo. E proprio perché ascolta questa presenza che è capace poi anche di trasmettere un messaggio che è un messaggio di speranza anche quando sembra che la vita sia impossibile. Riesce ad aprire cammini che portino unità e pace in paesi in conflitto come possono essere il Sud Sudan. E dopo aver ascoltato la storia e la disavventura del padre Carlo Assarre, si chiude anche oggi l'appuntamento con Verona in missione. Ci vediamo la settimana prossima.